L'elisir di lunga vita, l'amore dei suoi nipoti e due moche di caffè al giorno. A Famiglia Nova si festeggiano i 100 anni di nonna Teresina. Teresa Berluti, nativa di San Costanzo, è ospite nella residenza protetta Famiglia Nova di Fano dal 2018 ed ha brindato con un bicchiere di spumante, accerchiata dai sorrisi e amore dei suoi cari e degli operatori. Forte, mamma dolce e nonna premurosa, si è sempre occupata della sua casa e dei suoi cari con tanta grinta e dedizione, autosufficiente nelle sue attività giornaliere, fino a quando un glaucoma gli ha compromesso la vista e ha bloccato la sua autonomia. Per me è stata una mamma speciale, mi ha accudito mio figlio, perciò non posso dire di niente. Siamo stati insieme per 95 anni, ha sempre guardato la famiglia, ha tenuto il risparmio per poter fare quel briciolo di casa, una persona molto molto abbastanza brava. Un suo hobby? Che hobby aveva Teresa nella sua giovinezza? Cioè, di hobby non è che è stata una persona che andava molto in giro qua e là, aveva soltanto le sue amiche lì intorno a casa che prendeva un caffè. Pomeriggio il caffè, perché il suo hobby era il caffè. Caffè dalla mattina presto alla sera tardi, anche di notte beveva il caffè. Molto, solo quello, che era l'unica cosa che lei piaceva moltissimo. Quindi con Teresa abbiamo scoperto le potenzialità del caffè, di arrivare insomma a un traguardo. Sì, per questo sì, perché io dico tante volte, infatti lei dice due caffè al giorno, no, di più non berne. Invece lei se ne beveva due moche al giorno, cioè 12 caffè al giorno, ed è vissuta fino adesso senza prendere un farmaco, e abbastanza bene, perché io dico, io non c'ha nessun tipo di dolore, perciò va benissimo così. Teresa da quanto tempo è ospite? Allora, siamo felicissimi di festeggiare, di gioire insieme a Teresa e alla sua famiglia questo traguardo, perché comunque un secolo di vita è tanto, e Teresa vive con noi da ormai più di 5 anni, ha superato con noi una pandemia mondiale, ma questa pandemia mondiale che è per la nostra generazione probabilmente lo scoglio più grande che abbiamo in memoria, ma pensiamo a quante sfide ha vinto Teresa nella sua vita per arrivare a questo traguardo. Quindi siamo tutti molto gioiosi di festeggiare insieme in queste occasioni. Anche il sindaco di Fano Massimo Seri ha partecipato ai festeggiamenti, dando una pergamena per celebrare il traguardo della centenaria teresina. Per il sindaco sembra un piacere portare gli auguri della città ad una centenaria, in questo caso a Teresa, e lo si fa con affetto. Poi non dimentichiamolo, è un secolo quello che hanno vissuto, se pensate, nata nel 1923, è stato il Novecento un secolo straordinario, quindi sono persone, testimoni di valori, di progressi, e quindi sono una risorsa che non dobbiamo perdere, ed è giusto celebrarle, è giusto fargli sentire l'affetto ovviamente che arriva dai propri cari, ma un sindaco che rappresenta una comunità, è anche questa, essere insieme a festeggiare i momenti belli, quando ci sono persone come Teresa che festeggiano 100 anni, noi ci siamo, e quindi tanti auguri a Teresa. Sindaco, pare che a Fano ci sia l'elisir di lunga vita, tanti centenari in pochi giorni. Beh, è vero, è una città longeva, quindi questo ci fa ben sperare a tutti noi, significa che si vive bene, e dovremmo chiedere delle formule magiche, a cominciare da Teresa, se ci svelano il segreto per essere longevi e arrivarci anche in bella forma. Auguri!